totale della nostra salvezza. Noi ti adoriamo. Sacrificio di lode e di ringraziamento. Noi ti adoriamo. Sacrificio di espiazione e di conciliazione. Noi ti adoriamo. Dimora di Dio con gli uomini. Noi ti adoriamo. Banchetto di nozze dell'agnello. Noi ti adoriamo. Pane vivo disceso dal cielo. Noi ti adoriamo. Manna piena di dolcezza. Noi ti adoriamo. Vero agnello pasquale. Noi ti adoriamo. Corona dei sacerdoti. Noi ti adoriamo. Tesoro dei fedeli. Noi ti adoriamo. Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo. Noi ti adoriamo. Rimedio della nostra quotidiana fatica. Noi ti adoriamo. Farmaco di immortalità. Noi ti adoriamo. Mistero della fede. Noi ti adoriamo. Sostegno della speranza. Noi ti adoriamo. Circolo della carità. Noi ti adoriamo. Segno di unità e di pace. Noi ti adoriamo. Sorgente di gioia purissima. Noi ti adoriamo. Sacramento che germina i virgini, i vergini. Noi ti adoriamo. Sacramento che dà forza e vigore. Noi ti adoriamo. Anticipazione del banchetto celeste. Noi ti adoriamo. Legno della nostra risurrezione. Noi ti adoriamo. Legno della gloria futura. Noi ti adoriamo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Preghiamo per il Papa e i bisogni della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimettiamo i nostri debiti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per la pace nel mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per tutti gli ammalati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Per tutti i defunti, l'Eterno è morto. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Canto numero 141. In piedi. Il tuo volto noi cerchiamo, camminando sulla terra, ogni uomo che incontriamo ti somiglia. Il tuo popolo, Signore.
assetato d'acqua e ombra, tutto insieme a merito, il tuo porto noi cerchiamo, camminando sulla terra. Con noi, Signore, la sera, resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, non ci lascia la notte mai più scende. Canto numero 12.
prima della celebrazione ringrazio Don Luciano per questo invito. Il pensiero va agli anni 50, parlo del 57, 58, 59, quando ancora non era parrocchia questa chiesa, io ero chierichetto e chiudavamo la chiesa madre e ci spostavamo qui così per il settenario della Madonna. Era una festa per noi chierichetti, cambiavamo un po' ambiente. E ricordo così, permettetemi queste confidenze, la voce potente dei fratelli Nocera, così Carlo e Tommasino Nocera, che cantavano ai tuoi piedi bella madre. Io ero ragazzo che guardavo così con ammirazione queste persone che con tutto il cuore lodavano la Madonna. Bene, con questi pensieri nel cuore ci segniamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e onze, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Splenda la tua luce, Dio onnipotente, sui tuoi figli purificati dalla penitenza, tu che ci hai ispirato la volontà di servirti. Porta a compimento l'opera da te iniziata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re di Nabucodonosor disse: è vero, Sadrach, Mesach e Abednego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere. Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto. Bene, altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach, Abednego riposero al re: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abednego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini tra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abednego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re che li avevano gettati dentro
non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava a 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri. Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, re, risposero. Egli soggiunse, ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di Dei. Nabucodonosor prese a dire, benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. La parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto, se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero, il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora, noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo.
non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Gloria a te. Avete vissuto oggi il terzo giorno in onore della Santissima Eucaristia con queste solenni 40 ore. San Tommaso d'Aquino è stato il cantore dell'Eucaristia e ha composto tanti inni in onore della Santissima Eucaristia. I canti Il Pangelingua e Il Tantum Ergum sono attribuiti a San Tommaso d'Aquino, ma ha anche composto un'antifona molto breve ma molto bella che racchiude tutta la ricchezza dell'Eucaristia e che spesso avete ripetuto, recitato. La ricordo. O sacro convito in cui Cristo nostro cibo si perpetua il memoriale della sua Pasqua. L'anima nostra vi colma di grazia e ci viene dato il pegno della gloria futura. Ecco, in questa antifona è racchiusa, ripeto, la bellezza, la grandezza di questo grande sacramento, il sacramento per eccellenza, come viene chiamato l'Eucaristia. O sacro convito, è un banchetto il convito, e Gesù ha voluto istituire questo sacramento proprio durante un convito, durante l'ultima cena, che ricorderemo così fra una settimana. Perché Gesù ha voluto istituire l'Eucaristia in un contesto di un banchetto? Avrebbe potuto fare in modo diverso, proprio per sottolineare che noi dobbiamo partecipare all'Eucaristia uniti negli animi, uniti nei cuori, uniti negli intenti, con la volontà di voler fare comunione tra di noi. Ecco perché poi Gesù dice nel Vangelo: se tu stai presentando la tua offerta all'altare, ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, ma prima riconciliarti con il tuo fratello, poi vieni. Poi a volte è difficile riconciliarsi, questo è un altro conto, ma tenere sempre in noi il desiderio di voler essere fratelli, perché ci sediamo tutti alla stessa mensa del Signore. Poi continua, o sacro convito, in cui Cristo è il nostro cibo. Cari fratelli, l'Eucaristia è il cibo spirituale della nostra vita. Abbiamo bisogno dell'Eucaristia quanto abbiamo bisogno del pane che mangiamo ogni giorno. Il corpo ha bisogno del pane materiale, l'anima ha bisogno dell'Eucaristia. Allora dobbiamo fare più tesoro di questo sacramento, anche se tante volte ci sentiamo peccatori, indegni, ma se il Signore l'ha istituito non per gli angeli, ma per noi che siamo peccatori. Allora è meglio così accostarsi al Signore, anche se sentiamo il peso delle nostre colpe, che privarci di questo cibo che ci sostiene in questo cammino verso l'eternità. E poi continua San Tommaso. Questo si perpetua il memoriale della sua Pasqua. Che bello, no? Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia facciamo memoria della Pasqua del Signore. Infatti al mistero della fede diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Gesù il giovedì santo ha anticipato nei segni sacramentali quello che avrebbe donato il giorno dopo, il suo corpo. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà dato per voi il giorno dopo, il venerdì santo. Prendete e bevete, questo è il mio sangue che sarà versato per voi. Certamente, cari fratelli, in quel pane, in quel vino, Gesù racchiudeva tutta la sua vita. Era stata una vita spezzata per i fratelli. Gesù era stato il pane spezzato. Allora, no, tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia, cari fratelli, dobbiamo fare i nostri sentimenti di Cristo. Come Gesù ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Ognuno di noi dovrebbe dire ogni volta che partecipa all'Eucaristia: Signore, la mia intelligenza, il mio tempo, il mio cuore è per voi, è per il mondo intero, è per i fratelli. Allora ogni Eucaristia ci dovrebbe abilitare
a questo atteggiamento di donazione nei confronti dei fratelli. Allora capite, no, cari fratelli e sorelle, come tante volte abbiamo ridotto l'Eucaristia, la Messa, a qualcosa di devozionale. Noi dovremmo uscire ogni volta dalla Santa Messa con il desiderio di dare la nostra vita ai fratelli, come l'ha data Cristo sul legno della croce, l'ha data tutti i giorni della sua vita. Cioè ogni Eucaristia dovrebbe, ripeto, abilitarci di più a questo atteggiamento di donazione. L'anima nostra è ricolma di grazia. E l'anima nostra è ricolma di grazia adesso che abbiamo ascoltato la parola di Dio. È ricolma di grazia quando cantiamo le lodi del Signore. Ma certamente è stracolma di grazia quando riceviamo l'Eucaristia, perché prendiamo nel nostro cuore lo stesso corpo e lo stesso sangue di Gesù. Allora no, quale potenza di grazia tutte le volte che noi riceviamo con fede l'Eucaristia. E poi conclude, ci è dato il pegno della gloria futura. Ecco, noi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, che mangiamo l'Eucaristia, permettetemi questa parola, vengono iniettati in noi questi germi di divinità. E dice San Tommaso, ci è dato il pegno della gloria futura. Cioè quella gloria futura noi l'anticipiamo già adesso, il pegno. Certamente la vivremo in pienezza quando saremo sempre con il Signore. I santi, cari fratelli e testimoni della fede, hanno amato tanto l'Eucaristia. Così ricordo qualcuno, Santa Teresa di Calcutta diceva, e alle suore dopo la Santa Messa, adesso abbiamo incontrato Gesù nei segni eucaristici, adesso questo Gesù ci aspetta per le strade del mondo. Cioè i santi hanno attinto dall'Eucaristia quell'amore che poi hanno donato i fratelli, no? Ecco perché poi non si sono mai scoraggiati, ecco perché poi non hanno mai così, no? Gettato le armi, anche se ricevevano incomprensioni, calunnie, loro continuavano ad amare i fratelli. Il segreto era questo, attingevano da Gesù questo amore che poi donavano i fratelli. Quando noi invece magari noi per i fratelli ci stanchiamo, quando noi non riusciamo a perdonare, quando noi non siamo costruttori di unità, è segno che quel Gesù non sta parlando al nostro cuore, quell'Eucaristia non è diventato il punto di riferimento della nostra vita. Ancora no, Madre Teresa di Calcutta, un giorno che stava così pulendo un leproso, si avvicina un medico e gli dice, madre, io non farei tutto quello che fa lei nemmeno per tutto l'oro del mondo. E Madre Teresa rispose, nemmeno io lo farei per tutto l'amore del mondo, non lo farei per tutto l'oro del mondo, ma lo faccio per l'amore di Gesù. Allora capite, no, come i santi attingevano dall'Eucaristia questo amore e nascevano programmi belli di apostolato, di impegno fraterno. Il beato Giacomo Alberione, il fondatore di Famiglia Cristiana, della Famiglia Paolina, diceva il mio apostolato è nato in ginocchio. Cosa voleva dire? Cioè dinanzi all'Eucaristia aveva maturato i progetti più belli, i progetti più grandi. E poi tanti altri testimoni della fede, no? Per ricordare anche, per dire, non soltanto i santi canonizzati, Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, così, ogni mattina partecipava all'Eucaristia nella chiesa di San Marco e poi andava in comune, ascoltava, pazientava e, no? E inventava tante cose per testimoniare la sua fede. Allora chiediamo al Signore, cari fratelli, ogni volta che veniamo nella sua casa, di ritornare arricchiti da questo incontro con il Signore. Facciamo nostro quel detto molto bello, nella Chiesa si entra per pregare e si esce per amare. Che il Signore davvero faccia sì che noi veniamo così per pregare e usciamo con un cuore più grande, quel cuore che il Signore ci ha donato quando stiamo alla sua presenza.
Le attività che ci attendono e a volte incombono sono tante. Su tutte si erge il dovere di metterci in sintonia, in dialogo con Dio. Svolgerle una grazia, adempiamole elevando una supplica sincera e sentita. Diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Anche in terra d'esilio non mancano uomini fedeli a Dio fino all'eroismo, perché il Signore, attraverso un rinnovato impegno missionario, allarghi i confini della Chiesa e accresca il numero dei credenti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La fiducia dei tre giovani israeliti non è andata delusa, perché il nostro abbandono in Dio e nel suo aiuto sia pronto, illuminato e amoroso, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dopo la liberazione dalle fiamme della fornace, la lode all'Altissimo esplose incontenibile e corale, perché sappiamo sempre levare a Dio un grazie sincero per i grandi e piccoli doni di ogni giorno, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Una certa simpatia per Gesù non è ancora fede. Si può incominciare a credergli e poi rifiutarlo. Tenga lontano il Signore le mezze misure e le incoerenze dei giudici di Gerusalemme. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli Luigi, Giuseppa e Giovanni, affinché la misericordia di Dio nostro Padre li accolga nella Gerusalemme celeste. Preghiamo. O Gesù Redentore, inizio e perfezione della nostra fede, donaci di ricercare Te con impegno appassionato, perché illuminati dalla luce del Tuo Vangelo, siamo resi liberi da ogni colpa e degni di seguirti con fedeltà costante. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Canto numero 102. Passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce,
splende il giudizio sul mondo, il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, i presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli Luigi, Giuseppa e Giovanni, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Regina adorata, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, insieme con Giorgio e Sebastiano, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. E donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sono salvato. Canto numero 141.
Preghiamo. O Dio, fonte della vita, fa che la partecipazione al tuo sacramento sia per noi medicina di salvezza, ci guarisca dalle forze del male e ci confermi nella tua amicizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Don Franco, grazie di cuore per il dono della tua presenza nella presidenza di questa celebrazione eucaristica all'interno di questo nostro intenso e bello settenario dedicato a Maria nostra Madre, Madre dei Dolori, e un grazie veramente mio dal profondo del cuore per il dono della tua parola e per come ci hai fatto volare alto con saggezza, con carità, con amore e dolcezza, portandoci gli esempi mirabili di Santa Teresa di Calcutta, Giorgio La Pira, del Beato Alberione, e potremmo accostarne tanti tanti altri. L'Eucaristia è fonte e culmine della vita di ogni fedele e di ogni cristiano, per noi sacerdoti. Grazie per avercelo ricordato, perché senza l'Eucaristia possiamo percorrere ben poco spazio, ben poco terreno, e certamente diventeremmo sempre meno uomini e certamente meno cristiani. Grazie, accomunati dalla titolazione di questa bella, no, figura biblica, Maria nostra Madre. Lei che ci prenda sempre per mano, ci faccia conoscere sempre di più il suo figlio Gesù, e veramente possiamo pregustare oggi la gioia della Pasqua per cantare domani l'alleluia pasquale insieme con gli angeli e con i santi, tutti insieme in paradiso. Grazie Don Franco. Grazie a te. Il Signore sia con voi. Per i meriti dei dolori della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore come ha fatto Maria, andate in pace. Canto numero 12, cantiamo la seconda strofa dell'inno alla Dolorata.